Ha deciso di portarmi ad Arese perché ha aperto un centro commerciale che ha non so quanti negozi, comunque il più grande d'Europa. Oh, rispondi. Ma che cazzo non so. Vabbè, dovrebbe essere comunque il più grande d'Europa e comunque dobbiamo andare là oggi, quindi immaginate, cioè, Walter, che sclero che può, tanto solo guardare, si può solo guardare, quindi. E niente, ci andiamo là e vediamo se riesco a vloggare, vediamo. Adesso maledizione mi dirà Walter. Minchia Silvia, quando ha detto vloggare mi voleva ammazzare, mi butta giù dalla macchina. No, mi butta giù subito. Perché ridi Cri? Ah, perché si stava buttando? Sì. Ah, ma se si vuole buttare ti manca da questa parte, perché sennò andiamo, ci stiamo a schiantare. Perché se no si butta giù dalla macchina. La vittima di questa famiglia è Walter. Lui è la vittima. Voi dovete capire che lui è la vittima, non può mai stare tranquillo, sempre stanco, sempre che ci sia che gli rompo le palle, papà di qua, papà di là, papà di su, papà di giù, poi ci sono io, poi c'è. Ci manca solo un cane, basta. Forse il cane potrebbe capire. Poi fa male troppo il braccio, cazzo, ci vuole il bastone per il selfie, me lo puoi comprare? Stasera dai. Prendo io il bastone per il selfie. Scemo! Non dovrei neanche ridere. Che cazzo ridi, sei solo tu e ti ho fatto di idiote. Ma tu cosa ne sai? Cosa ne sai di selfie te? Cosa ne sai te? Ma cosa ne sai te? Anche te. Anche. Vabbè, poi vi volevo dire che oggi tra l'altro fa veramente cagare il tempo, è bruttissimo, quindi più che rinchiuderci in un centro commerciale non si può fare. Quindi. Hai finito di cazzeggiare sul telefono mentre guidi? Eh? Mamma mia, guarda, io non lo so, come si fa a guidare in queste condizioni? Eh? Dai, vai, guarda! Oh, guarda te che figura di me. C'è una mega colonna, perché sono tutti qua ovviamente, aperto in settimana, sono tutti barricati qua. E Walter mi dice, mamma mia, perché ho fatto questa cazzata? Perché ho fatto questa cazzata? Cioè, lui odia queste cose, lui odia gli imbottigliamenti, questi casini qua, le file, non dovrebbero esistere le file per lui. Dai, non fare così. Ma Silvia, perché siamo nel bene e nel male, vi hai detto 8 anni fa, eh? Nel bene e nel male. L'hai detto, è nel bene e nel male. Ma quanto male, cazzo. L'uomo del monte ha detto basta. Non ricordi l'ego che ti ho comprato ieri? Che piante, non ricordi l'ego. Ok, stasera non lo vedrai più. Sì, che lo vedo. No, amore. Pappagallo paga. Riuscite ad entrare in questo centro commerciale, la colpa di chi è? È mia, che ha avuto un'idea di merda e che adesso alla fine abbiamo perso un'ora in macchina. La colpa è mia, hai capito? Come se io l'ho legato, l'ho frustato e gli ho detto: ascolta amore, mi porti in centro commerciale più grande d'Europa? E così è andata, infatti. Sì, così infatti. Ogni volta che poi dici una cazzata, ecco. We'll be right back.
e siamo qua a Auchan e adesso abbiamo un caffè perché siamo stremati, c'è volte che non ci sta più dentro, ha una faccia e niente, ci vediamo dopo. L'ho perseguitano le file, tutto unito. Ma perché capito tutto a me? Perché? Guarda, mi sono già di coglioni oggi, guarda, guarda per terra, hai visto, guarda che bello, Ricky, vieni Ricky, vieni, andiamo qua, vieni, guarda, oh Ricky, guarda, picciolino, guarda.
ce la faremo, stiamo per tornare a casa, ma Marco sta litigando perché non vogliono, praticamente non vogliono mollare il sottomarino, è un capisco giustamente. E niente, adesso andiamo a casa a mangiare e magari più tardi ci rivediamo.